La violenza non è mai accettabile, però bisogna comprendere il disagio di tutte queste persone. Chi ha pagato il conto fino ad oggi del Covid è solamente la categoria delle partite IVA. A Vicenza, su 850.000 abitanti, abbiamo 100.000 partite IVA, tanto per darvi un parametro. Queste persone sono esasperate. Abbiamo visto le file di famiglie anche a Milano andare a cercare un pasto gratuito. La situazione è veramente molto, molto critica e non ci siamo ancora resi conto di quanto sia critica questa posizione. Ora, il conto l'hanno pagato solo loro per adesso e non è giusto. Sappiamo, dobbiamo sapere tutti che il conto arriverà e sarà un conto molto, molto pesante. Le risorse pubbliche in Italia sono limitate ed è di questo che spesso non si tiene conto. Sono limitate anche ora che c'è un scostamento di bilancio, che ci sarà poi il recovery plan, insomma, di risorse ne sono state mobilitate molte. Sì, però vede, 180 miliardi spesi da Conte 1 e Conte 2, una buona parte sono stati sprecati. Adesso avete citato il cashback durante la trasmissione, 5 miliardi buttati e i monopattini e i banchi, per non parlare adesso della proroga dei Navigator senza un progetto organico di riqualificazione e di politiche attive vere del lavoro. Pertanto le risorse sono state tante, ma in parte sono state anche sprecate. Una parte sono state dedicate alla liquidità e alle garanzie pubbliche per le aziende e sono state molto importanti. Abbiamo adesso altri 200 miliardi forse disponibili da parte dell'Europa, ma quello che deve essere chiaro è che devono essere in un piano organico di lungo periodo per il Paese, senza dimenticare che d'accordo il rinnovo dei contratti pubblici, d'accordo le assunzioni pubbliche, eccetera, ma quei 5, 6, 7 milioni di partite IVA che sono il vero vulnus di questo periodo. Qual è il progetto, il piano per loro? Facciamo delle ulteriori estensioni delle garanzie pubbliche sulla disponibilità di liquidità, definiamo dei protocolli e dei percorsi chiari e certi per loro, compreso la data delle aperture, che è fissare un obiettivo come si fa nelle aziende. Nelle aziende si fanno i budget delle vendite, i budget degli investimenti, si fissa una data, su quella data ci si concentra e si viene misurati. Allora, può darsi che poi non si riesca a rispettare quella data, ma intanto si è tutti costretti a concentrarsi e avere un obiettivo certo e poi si verrà valutati su quello e poi vedremo se ci sono effettivamente i 500.000 vaccini al giorno. Ma lei come valuta da questo punto di vista il nuovo governo rispetto agli Allora, elementi? il nuovo governo ha fatto delle cose buone, credo che la situazione sia oggettivamente molto complessa. Abbiamo visto il ministro Garavaglia usare parole di buon senso, e questo certamente è importante, la comunicazione è molto importante. C'è un fatto veramente ormai clamoroso in Italia e in Europa, è questa vicenda dei vaccini che sta diventando veramente un carosello, un gioco dell'oca che torna sempre alla casella numero uno. E 500.000 vaccini al giorno, ma quando? Perché io continuo a sentirne parlare, ma non si vede poi il risultato concreto. E questo è il numero uno dei problemi in questo momento, non solo per le imprese manifatturiere, ma per il sistema paese. Giancarlo.